E in particolare quindi all'avviso di accertamento con cui viene determinato il quantum di imposta dovuto. L'accertamento, come abbiamo già visto, può avvenire in rettifica e quindi adottando come base di riferimento la dichiarazione regolarmente presentata dal contribuente oppure d'ufficio in presenza di una dichiarazione nulla o omessa. L'avviso di accertamento ha natura provvedimentale, si tratta di un provvedimento autoritativo che incide infatti sulla sfera patrimoniale del contribuente indipendentemente dalla sua volontà e rappresenta l'atto conclusivo del procedimento amministrativo tributario, che è un procedimento appunto autoritativo. Diventa efficace solo con la notifica ed è previsto un termine perentorio di 60 giorni per la sua impugnazione. Quindi l'avviso di accertamento realizza una modifica unilaterale nella sfera del destinatario. Vi sono diciamo delle diverse metodologie di accertamento che variano soprattutto a seconda della situazione del contribuente e in particolare a seconda che quest'ultimo abbia presentato o meno una dichiarazione valida. Così distinguiamo l'accertamento in rettifica dall'accertamento d'ufficio perché appunto nell'accertamento in rettifica la base di partenza è proprio la dichiarazione presentata dal contribuente, persona fisica, e l'obiettivo è quello di accertare se il reddito dichiarato è corretto e corrispondente al presupposto. Nell'ambito sempre dell'accertamento e rettifica distinguiamo tra un accertamento analitico e sintetico. Con l'accertamento analitico, disciplinato dall'articolo 38,1 del DPR 600 del 73, l'obiettivo è quello di ricostruire in modo esatto la fonte di ogni reddito e l'esistenza appunto di ogni reddito. Quindi l'obiettivo non è quello di determinare il reddito globale, ma i singoli redditi, confrontando la dichiarazione anche con altre documentazioni e utilizzando anche presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Con l'accertamento sintetico, invece, articolo 38,4, l'obiettivo è quello di determinare il reddito globale, non più i singoli redditi, applicando un metodo deduttivo, cioè basato sulle spese effettuate. E diciamo che in realtà sì, questo tipo di accertamento si basa su una presunzione, cioè che le spese risultanti siano state finanziate con redditi non dichiarati. Si utilizza il cosiddetto redditometro che è un insieme appunto di elementi indicativi della capacità contributiva selezionati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e questi elementi indicativi sono in realtà appunto le spese sostenute per beni, servizi e mantenimento che emergono appunto dai dati disponibili o comunque presenti presso l'anagrafe tributaria. E così appunto l'assunto è tanto hai speso, tanto hai guadagnato, salvo prova contraria da parte del contribuente. La condizione però per procedere appunto a questo accertamento sintetico è che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato presuntivamente sia superiore al 20% e non è più presente quella distinzione che invece esisteva in passato tra spese di consumo e spese per incrementi patrimoniali, poiché anche queste vengono conteggiate per intero e non più pro quota come avveniva in passato in cui erano divise in 5 annualità. Il contribuente comunque ha la facoltà di presentare una prova contraria, in particolare di provare o un diverso ammontare delle spese oppure di provare che queste spese siano state finanziate con propri risparmi o da altri soggetti oppure con redditi legittimamente esclusi da imposizione. L'amministrazione, dall'altro lato, ha l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo con il contribuente, invitandolo a comparire per presentare appunto dati che potrebbero essere rilevanti. La prova contraria che il contribuente può fornire appunto è libera, cioè deve dimostrare soltanto la disponibilità di risorse fiscalmente rilevanti, non l'effettiva destinazione di tali risorse a uno specifico incremento patrimoniale. Se però la prova presentata dal contribuente non è decisiva, quindi non è sufficiente,